Con il pennello hanno saputo cogliere uno sguardo, un'espressione in grado di raccontare l'essenza di un film, dai volti intensi di Gregory Peck e Ingrid Bergman alle tante sfaccettature dei personaggi di Amarcord fino alle smorfie di Proietti e Montesano, istanti di una pellicola dipinti a mano dai bozzettisti e poi trasformati in locandine, vere opere d'arte, quelle dei soliti ignoti del cinema che Paolo Marinozzi, in 25 anni di ricerca appassionata, ha saputo riscoprire. L'immagine, il cartellone, il manifesto era quello che promuoveva, era il biglietto da visita del film, eppure nessuno conosce l'autore di quel manifesto. E nemmeno sui titoli di coda veniva nominato. Così tra bancarelle e mercati ha scovato quasi 1500 bozzetti originali, ora raccolti nel suo museo unico al mondo. Questo è un retrocucina di un appartamento romano. Questo signore teneva sopra il frigorifero il più grande film di tutti i tempi, Ben-Hur, inchiodato, attaccato al muro con i chiodi e proprio crocifisso. Dipinti che raccontano la filmografia dagli anni 30 agli anni 80, una collezione che ha incuriosito tanti attori, arrivati qui ognuno con un pezzo di storia del cinema da regalare al cacciatore di bozzetti. Dal giubbotto di Verdone in Troppo Forte al Davide di Donatello della Cardinale, con i complimenti dei protagonisti. Proprio in questa sala mi ha detto: oh Paolo, ma un po' mi commuovo, ma ti rendi conto di quello che c'hai, di quello che hai fatto? Sai, detto dalla Clave Cardinale, sono rimasto senza parole come adesso.